Nakan, naturalmente inaugurazione della nuova sala trofei, ne parleremo. Volevo fare solo un passo indietro a sabato, questo derby che è sempre una partita speciale anche nella storia della Juventus, della vostra famiglia. Che derby è stato? Qual è stata la soddisfazione anche nel vedere, credo, uno stadium che era un po' che non si vedeva così entusiasta? Ma è stato un derby speciale, i derby sono sempre difficili, aver avuto una vittoria sul campo ha fatto bene alla Juventus e a tutti i juventini, e soprattutto è stato un bel momento perché lo stadium era vivo, ci sono state le bandiere, ci sono stati i cori, ci sono stati i tamburi, e non vedevamo questo spirito, non vedevamo questa vitalità da prima del Covid. Dunque questo è questo è molto positivo, è molto positivo per la Juve, e sono molto contento e grato a tutti i tifosi che erano lì di avere animato e dato vita a questo bellissimo stadium che abbiamo. Parlando dell'oggi, una nuova sala trofei inaugurata, qual è il trofeo bianconero a cui è più legato e quanta voglia c'è di emozionarsi ancora aspettando altre coppe? Ma io sono molto legato allo scudetto del 94-95, ero studente proprio per il primo anno in cui iniziavo a studiare ingegneria qui a Torino, ed è stato un momento fantastico. Anche Andrea era studente all'epoca alla Bocconi, e quello è stato sicuramente un scudetto molto sentito, molto bello. E poi di tempi più recenti, sicuramente quando siamo passati al sesto scudetto, dove abbiamo battuto il quinquennio d'oro nel 16-17, è stato un momento fantastico. E infatti vedevo nelle immagini, c'è anche poi l'immagine quando eravamo in campo, è stata una festa incredibile. La cosa bella della storia è che ti spinge avanti, e dunque abbiamo una grande storia e dobbiamo costruire un futuro all'altezza. Ecco la storia, domani anche tanti campioni del passato, bianconero. Tra i campioni juventini, qual è quello a cui è più legato o che potrebbe essere un esempio per la Juventus che di oggi, che è anche tanto giovane? Ma domani è una bella festa, abbiamo voluto proprio per questo, stiamo festeggiando nel 23 i 100 anni di vita comune con la Juventus, di fare una festa con tutte le famiglie juventine, di cui anche i nostri grandi giocatori del passato e del presente. È anche un modo di poter contribuire, come la Juventus ha sempre fatto, al miglioramento dell'Italia e anche all'esempio che la Juventus ha dato, e questo vale proprio per l'impegno sociale che c'è, al di là di quello che si fa in campo, come si vede anche dall'inaugurazione che abbiamo inaugurato sull'inclusività. Da sempre la Juventus è inclusiva, nasce proprio su quella panchina del 1897 da dei ragazzi, il nome stesso è proprio un nome che vuole dare grande fiducia nel futuro puntando sui giovani, ed è proprio quello che la Juventus ha sempre fatto e ha sempre fatto bene. Ecco, a proposito dell'Italia, c'è sempre stato questo legame molto forte della squadra con la nazionale. Allora le chiedo se quello che un po' si era interrotto negli ultimi anni, che adesso magari piano piano sta riprendendo anche con le ultime convocazioni di Spalletti, è un obiettivo, è uno degli obiettivi principali della società, cioè ricreare un po' quell'Italia-Juve. Adesso le faccio un nome, magari Chiesa può essere il simbolo di questi nuovi ragazzi italiani della Juve che vanno in nazionale. Ma la Juventus ha sempre avuto una storia molto forte con l'Italia, e è sempre stata la spina dorsale della nostra nazionale. E se noi guardiamo i grandi successi che abbiamo avuto come nazionale, sono anche dei grandi successi juventini, e quello che è molto positivo dalle convocazioni che ha fatto il mister Spalletti è proprio quello di valorizzare i giovani della Juventus, e si vede che il lavoro fatto dalla Next Gen è un lavoro di profondità, che è proprio quello di cercare di avere giocatori italiani bravi e giovani. Grazie a tutti. Grazie.